Ragusa batte Bologna e ribalta anche la differenza canestri nei confronti della squadra di coach Lorenzo Serventi, che all'andata si era imposta in casa di tre lunghezze. Un successo importantissimo che proietta le ragusane in ottica secondo posto, in virtù delle due partite ancora da recuperare, che serviranno anche per definire la griglia della Coppa Italia. Gara tiratissima, intensa e agonisticamente sempre accesa per tutti i 40 minuti, oltre che sempre in equilibrio dal punto di vista del punteggio. Tutto si decide negli ultimi secondi con Ragusa sul più 2 e la rimessa in attacco. Fallo su Marshall, l'americana, che il lunette li segna entrambi. Sul meno 4 Bologna cerca almeno di conservare la differenza canestri a favore di Ali, ma viene spostata da Harrison. Finisce 86-82, ottava di fila per la squadra di coach Recupido. Vittoria importante, in chiave classifica e in chiave morale, dice proprio il tecnico ragusano. Bologna ha dimostrato di essere tra le migliori del campionato, andando a vincere ovunque, tranne Ragusa, Venezia e Schio. Partita, come sapevamo, durissima, difficilissima, sicuramente in questo momento sia noi che Bologna siamo attualmente tra le quattro migliori squadre del campionato. Si sapeva che sarebbe stata una partita di alto livello tecnico, anche di alto livello di intensità, quindi eravamo pronti per questo. Abbiamo lavorato bene in settimana, nonostante diversi problemi di cui non mi dilungo a lamentarmi, però abbiamo lavorato molto, molto bene anche gestendo queste situazioni. I ragazzi si sono fatti trovare pronte, anche oggi nella partita ci sono stati alti e bassi, perché comunque è fisiologico che sia così. Era importante vincere anche di 4 punti, perché lì avevamo perso di 3, alla fine con il giochino dei time out ci è andato anche abbastanza bene, siamo riusciti ad avere anche la differenza di massa. Però quello che importa è dare continuità al nostro percorso di crescita, e credo che oggi contro una grande squadra abbiamo dimostrato che abbiamo delle risorse. In alcuni momenti ci siamo un po' appannati, facciamo troppo spesso degli errori individuali in difesa, e ogni tanto in attacco perdiamo fluidità e la continuità nei giochi. Per questo ci dobbiamo lavorare, sappiamo che dobbiamo migliorare questi aspetti, e migliorare sicuramente la presenza di rimbalzo sia offensivo che difensivo.